Un'altra grande lezione che ho imparato da Lazar Berman durante gli anni in cui studiavo con lui a Imola è quella di come gestire la direzione in un rallentando. Ora, Lazar Berman era un uomo di poche parole, durante le sue lezioni suonava, parlava veramente molto poco, ma quando parlava, parlava sempre di cose molto molto puntuali ed interessanti. Allora ricordo ad esempio che suonando con lui il primo tempo della Fantasia di Schumann, nell'ultima pagina del primo tempo, c'è un lungo rallentando che poi arriva al tema finale e io lo suonavo fermandomi, come dire, gustandomi troppo ogni nota e alla fine il rallentando era qualcosa in qualche modo di fine a se stesso, più o meno così. Arrivavo veramente scarico e in realtà la frase non era finita lì perché poi entrava il tema appunto a cui il rallentando approdava. E allora Lazar Berman mi disse semplicemente: tu qui come quando prendi treno per Milano e scendi a Lodi. Se devi andare a Milano, devi arrivare fino a Milano Centrale, non a Lodi e neanche a Milano Rogoredo o Lambrate. Ecco, con questo così semplice simbolo metaforico ferroviario, in realtà mi fece capire una cosa molto importante che non ho più dimenticato, che anche se ci piace rallentare, anche se vogliamo goderci il rallentando di una frase, dobbiamo sempre pensare dove arriva questo rallentando. E quasi sempre rallentando a un punto di arrivo che è molto preciso e che non è prima della fine del rallentando stesso. Quindi la forma del rallentando deve essere una forma chiara, a noi chiara quantomeno, di cui siamo consapevoli e che ci consente di gestire la tensione musicale in modo tale che non si esaurisca prima del previsto. E quindi effettivamente anche qui, se lo suoniamo, pensando di dover arrivare a destinazione, la destinazione è questa e non è nulla di prima, riusciremo ad arrivare appunto a Milano Centrale, se quella è la nostra destinazione. Questo è un piccolo esempio, ce ne sono tantissimi di esempi analoghi, in tutti i brani abbiamo rallentando da gestire e ricordatevi, come diceva Lazar Berman, se dovete andare a Milano, anche se il treno rallenta prima, non scendete a Lodi, ma scendete a Milano.